qualcosa, ma non ce n'è. Se, vabbè, un po' no. Ultimamente Gordon Ramsay, perché sai, alla fine mi piace. Mi dite chi è il doppiatore invece di quello che fa Man vs. Food? Che io lo odio. Mi senti? Ah, non sono preparato io. Non lo so. Niente, peccato. Non lo va so. Bene. A proposito di Vegeta, una grande fortuna, ne parlavo prima con Gianluca, ricordando una sera a casa mia, pizza e birra, abbiamo giocato a Dragon Ball alla PlayStation e lui per vincere doppiava Vegeta mentre lo usava. Non c'era verso a giocare, io ridevo. Io ridevo. Fai la voce di Vegeta e io sto a Vegeta. Ah, Clara! E io perdevo perché non riuscivo a giocare. Invece devo chiedere una cosa a Diego. Abbi credo. Nulla è reale. Abbi credo. Enzo Vittore è un personaggio che è entrato proprio nell'immaginario collettivo, proprio un'icona. Ti hanno già iniziato a identificare in quel personaggio, comunque un personaggio molto più giovane rispetto a Vegeta. No, dicevo il personaggio è molto più giovane rispetto al personaggio di Vegeta. Cioè, già la gente ti dice guarda c'è Enzo Auditore, oppure è successo più di una volta anche è successo anche a teatro un paio di volte. Perché? Dopo aver finito uno spettacolo sono venuti dei ragazzi a trovarmi in camerino. Aspettavo mi dicessero qualcosa dello spettacolo, magari per i complimenti, magari no, però due battute sullo spettacolo. E c'è Ezio! Ezio! Distrutto, mesi di prove. C'erano i miei colleghi che mi guardavano e dicevano è stato difficilissimo spiegarlo, infatti ci ho rinunciato. Non mi preoccupate, sto bene. Quindi è successo, sì. No, io mi immagino lui che gioca Assassin's Creed, che ci sono le tipe che gli vanno a chiedere i soldi, no? Lui che si incavola, che poi doppia anche lui Ezio, in tempo reale dicendo le parolacce. Non mi azzardo a risentire Ezio doppiato da me. No, come mai? Non so come dirti, mi fa un effetto strano. Non riuscirei a giocare il gioco, perlomeno ne ho fatto un pezzo, poi dopo dico no. Non... No, cioè, deve essere una cosa strana, insomma, risentire strano. La tua voce. No, è bello, da una certa aspirazione, cioè, soprattutto pensando di aver dato la voce a un personaggio così, che ha questo seguito. Però come sono fatto io, mi fa un effetto un po' troppo strano ancora. Poi vediamo domani. Chi lo sa, vedremo, infatti. C'è qualcuno di voi che vuole fare qualche domanda? Qualcosa che vi incuriosisce? Qualcosa che avete dentro e che avete sempre voluto chiedere ma non avete mai. C'è una mano. L'auto. Cosa? Ma sono gli sconti comitiva. Andiamo d'accordo. Allora, aspetta, facciamo una cosa, guarda. Facciamo una trasformazione. Vi do questo così non perdete il filo del discorso. Menatelo. Posso riprendere l'archetto così. Prendi pure il coltellino. E così questo qui invece lo diamo al pubblico. Allora, chi era che voleva fare la prima domanda? Quello più vicino. Quello più vicino. Vieni, aspetta, c'è lui che è più vicino. Sì, c'è lui che è più vicino. Mentre tu ti avvicini. Volevo chiedere, ma hai doppiato solo Ezio in Brotherhood o anche in Revelation? Solo in Revelation. Ah. Io sono presente nella saga di Assassin's Creed nel 2, quando ho dato la voce a Bartolomeo. Poi sono passato a Ezio. Ho fatto un salto di carriera, di categoria. L'avevo fatto anch'io il provino comunque, su Ezio. Ah. Ti dico la verità, però l'ho vinto. Sì. Quindi capite da soli che all'uscita di questo appuntamento ci sarà lotta dura, nel senso che io dovrò fare fuori Maurizio essendo lui la causa della di partita del buon Ezio e Gianluca a me, essendo stato io quello che gli ha rubato Ezio. Ah, tu ti ricordi quelle gomme tagliate, quelle che hai trovato quella sera? No. Non lo dico adesso, solo loro mi difendono. Ci mettiamo d'accordo dopo. Gianluca ha visto Ezio e ha detto no, non si arrabbia abbastanza, ammazza tutti in silenzio, mi piace. È arrivato. È arrivato, vediamo un attimo. Vai.
Allora, ho sentito dire che in un videogioco è molto più difficile doppiare un personaggio che in un film. Questo perché molte volte nei videogiochi non avete le immagini davanti, è molte. Vero? No, mai. Vabbè, mai. Io ho sentito che in certi casi ce l'hanno, ma è vero questa cosa? Raro. Sì, chi risponde? Vai. Allora, sì, è verissimo. Perché quando si doppiano i videogiochi noi non doppiamo il video. Non abbiamo il video nel 99,9 periodico per cento dei casi. Mi è capitato uno 0,1%, ma tre volte in 5 anni mi è capitato. Perché praticamente i giochi vengono doppiati in fase di produzione, ovvero mentre il gioco viene fatto, viene doppiato. Quindi noi abbiamo l'onda incisa del doppiatore originale. Quindi per le intenzioni, per la recitazione, per le pause, per tutto quanto, noi ci affidiamo alla bravura del doppiatore originale e gli stiamo dietro nelle pause, in tutto quello che è. Non vediamo niente, non sappiamo la reale situazione. Ci sono delle volte in cui il direttore che dirige il prodotto, in questo caso il videogioco, ci dà delle indicazioni perché sa cosa sta succedendo. Può succedere, per esempio, come mi è successo tanto per Mass Effect 3, dove ho fatto Steve Cortez, che sono ritornato un sacco di volte a fare anche solo 5 frasi, perché nel gioco, durante la programmazione del gioco, aggiungevano scene. Quindi comunque, non essendo fatto a prodotto finito, sì, non veniamo praticamente mai. Lembers sì, nel caso Lembers sì, ma in bianco e nero e non renderizzato. Quindi vedo sti poligoni che si muovevano ed erano angosciante. Oppure ci sono delle volte in cui ultimamente succede di vedere gli attori americani, che sono quelli che ormai si usano gli attori per fare il capture motion, quindi gli mettono le robine sulla faccia, sulle orecchie, addosso, ovunque, che sono pieni, in questo spazio totalmente strano, dove ci sono un sacco di telecamere col blue screen, hanno la ripresa dell'azione, di quello che succede, loro recitano e quindi noi guardiamo la scena di questo con questa tuta totalmente strana e noi doppiamo lui, ma in realtà insomma non sappiamo, continuiamo a non sapere che cosa sta succedendo, però cogliamo gli umori, almeno quello sì, perché alle volte in audio ci sono quelle volte in cui magari manca una battuta e dici adesso. No? O c'è una voce tipo navigatore che fa così, come la faccio questa? No? E quindi si cerca di dargli un senso. Oppure alle volte viaggiamo veramente al buio, però alla fine i risultati come sono? Buoni, ti piacciono? Chi è che non è contento? Lo facciamo un applauso al doppiaggio italiano! Sono amanti del doppiaggio eccetera, poi sono quelli che scrivono ma quella battuta, ma quello che si girava lì dietro ha detto quella cosa che nella puntata 12 non l'ha mai detta. Però ragazzi, cioè non è possibile stare dietro a tutto, quindi si fa del nostro meglio. Cosa? Cos'è che ti fa soffrire? Dammi le censure di Dragon Ball. Ah, le censure di Dragon Ball, ecco, poi mollo il microfono. Le censure ragazzi, purtroppo sono cose che non dipendono né da noi né dalla direzione. No, non l'ho detto, ho detto di non dirlo! Perché hai censurato Naruto? Io l'ho guardato e ho detto no, questa la tagliamo. E chi sono? Quando in qualche puntata ho fatto Kakashi, no? Ho sostituito Claudio Moneta. C'è stata una rivoluzione, una guerra civile su internet, sì, delle robe incredibili. Comunque la censura, per chiudere, all'epoca soprattutto non dipendeva da noi, ma la media, se aveva veramente dei paletti incredibili, non vi dico dove, quindi ovviamente eravamo costretti da una situazione a monte sopra di noi a non poter dire, fare delle cose, quindi io urlavo, mi sfogavo così, urlavo con vegetale, ma era perché non potevo dire le cose che volevo dire. Certo, piccolina, a volte in realtà sul copione troviamo la scritta muori, ti ammazzo, a volte troviamo.